Siamo qui riuniti perché Attilio Bolzoni ha deciso di portare controvento a Milano. Già questo potrebbe essere il tema della serata. Perché Attilio Bolzoni vorrebbe parlarci di controvento? Ma prima ancora, perché Bolzoni scrive un libro e addirittura lo titola Controvento? Cosa c'è dentro questo? Non chiederlo a me. Tu non sai, non te lo ricordi. Comunque, dentro questo libro di materiale ce n'è. Quindi questa sera abbiamo deciso di fare questa chiacchierata pubblica, coinvolgendo insieme a Tino Bolzoni, che non poteva non esserci, perché sarebbe stata in contumacia, insomma. No? Anzi, è una cosa che faremo, una presentazione di un tuo libro in contumacia. Hai sempre sognato. Quindi abbiamo qui Barbara Sorrentini, che è, oltre che il suo intervento, avrà anche l'ingrato compito di gestire il microfono virtuale, di darlo, di toglierlo e di stimolare il dibattito. Ma non serve il microfono. Quindi Barbara Sorrentini di Radio Popolare, Pierpaolo Farina di Wikimafia e Giuseppe Pipitone del Fatto Quotidiano. Barbara, io non aggiungerei altro, come si dice, per non rubar spazio agli interventi. Attilio lo vedo in ottima forma. Sappi che in questa sede non potrai avvalerti della facoltà di non rispondere, quindi una risposta alle domande in qualche modo la devi dare, se no ci fai la solita brutta figura da siciliano. Quindi a qualsiasi cosa ti arriverà, o da loro o anche dal pubblico, perché in finale cercheremo di aprire anche a qualche intervento del pubblico, le risposte ti daranno. E quindi benvenuti in questo viaggio di 50 anni nel mondo del giornalismo, o nel mondo tout court, e Attilio Bolzoni ci vuole. Grazie a voi per essere venuti. Grazie. Allora, cercherò di parlare, non sono abituata a parlare senza microfono, non sono più abituata purtroppo. Ringrazio Lillo per avermi invitato qui e naturalmente Attilio e tutti voi che siete qui per parlare di questo viaggio lungo quasi mezzo secolo, come lo definisce Attilio Bolzoni in Controvento. Però per rompere un po' il ghiaccio, io ricordo l'ultima volta che ci siamo incontrati a Radio Popolare era con un documentario fatto con Massimo Cappello, un documentario sui giornalisti censurati e dir poco, perché venivano ammazzati, esatto. E con quella storia molto particolare in quel luogo, che però purtroppo si avvera anche in altri luoghi, e che è stato un po' anche un motivo per parlare di giornalismo e di cosa significa fare il giornalismo nei luoghi più pericolosi, più osteggiati, e in questo senso anche l'Italia lo è stata e tu lo racconti molto bene qui. Partirei proprio dal mestiere del giornalismo, quello di una volta, quello che ti ha portato a scrivere prima per Repubblica, insomma, che proprio cos'è stato che ti ha spinto a voler scrivere, a voler raccontare, a voler testimoniare quello che poi tu hai incontrato in 50 anni di storia, proprio, non di vita, più di storia. Tanto grazie a tutti, grazie a voi, grazie a tutti. Allora, cominciamo dal cane o dal giornalismo? Cominciamo dal cane. Dal cane. Ripigliamo il filo del Messico, perché questo cane c'entra col Messico. È un cane siciliano che a dicembre sono andato a cercare, mi ha detto che esiste questo cane ancora, nelle campagne trapanesi, ma non l'ho trovato. Però i pastori mi dicono che in una muta di cani questo cane compare sempre. È una foto di Tony Gentile. Tony Gentile è quel fotografo che ha fatto la foto famosissima di Falcone e Borsellino alla calza, sorridenti tutti e due vicini nella primavera del 91. Perché il cane? Perché in Messico, in quel lungo viaggio in Messico, sono stato 5 mesi con Massimo Cappello, che è un bravissimo regista, giovane, siciliano, abbiamo raccontato questa mattanza dei giornalisti messicani. Là ne hanno uccisi più di quanti ne abbiano uccisi durante tutta la Seconda Guerra Mondiale in 10 anni, più di quanti ne abbiano uccisi in Vietnam, più di quanti ne abbiano uccisi in Iraq. Ed eravamo in una zona carogna del Messico, al confine con il Texas, insieme a Diego Osorno, che è un giovane collega, un talento del nuovo periodismo latinoamericano, e c'è dovuto cominciare a parlarmi di cani perché aveva una trasmissione, Diego, a Monterey, una trasmissione radiofonica all'Università di Monterey, c'era una piccola stazione radiofonica che si chiamava
lo Sperros romantico, i cani romantici. Ma perché hai chiamato lo Sperros romantico sulla tua trasmissione? Dice, perché i giornalisti devono essere un po' come te, come me, devono avere denti, mascelle forti e non mollare mai la presa, ma devono avere anche un cuore, da cui cane romantico. Quindi da lì mi è venuta, insieme a Lillo abbiamo appena abbiamo visto questa foto, è la nostra foto del cane, per parlare di giornalismo, c'è un'intera sezione dedicata al giornalismo. Io ho cominciato da ragazzino al centro Sicilia, non mi potevo occupare di pupi di zucchero, c'era la mafia, di quello mi sono occupato, c'era la guerra di mafia a Palermo, purtroppo c'erano tanti morti, di quello mi sono occupato, c'era il maxi processo e di quello mi sono occupato, quindi è nata un po' così. Per tante volte ho cercato di allontanarmi per fare altro, perché a me piaceva girare per il meridione. Una volta si diceva il giornalista meridionalista, io questo volevo fare a Repubblica, e in parte ci sono riuscito e in parte no, perché dopo il maxi processo per un certo periodo sono riuscito a viaggiare in Calabria, in Campania, in Puglia, poi ci sono state le stragi, quindi per altri 10 anni le stragi. Poi, finite le stragi, ho fatto altri 2 anni in giro per il meridione, poi c'è Baghdad, Kabul e Baghdad. Poi negli ultimi anni l'ho girato di più in sud, era il mio lavoro, quello che mi appassionava. Però la mafia mi hanno sempre tirato su Palermo, su Caltanissetta, le stragi, lo zio Totò, i Corleonesi, la trattativa, lo Stato, perché poi la mafia è Stato in Italia, quindi lo Stato. Pezzi di Stato, e quindi ce n'è tanta, ma non c'è solo quella roba nel libro, c'è anche la Palermo di Falcone, di Letizia Battaglia, di Danilo Dolci, di Leonardo Sciascia. Quando parlavi di questione meridionalista, poi sembra quasi che parlare di questione meridionalista alla fine si finisce per parlare di mafia nel sud Italia. Nel tuo caso è stato ovviamente più anche forse, non so se anche una ricerca, però in qualche modo ti ci sei sempre trovato. Però c'è una prima parte in cui tu descrivi Palermo, descrivi un territorio che poi diventa fortemente mafioso, però descrivi anche un aspetto più solare, più umano, più insomma una dimensione quasi più pulita. Quella che Palermo è stata, che Palermo hai conosciuto, in che momento hai conosciuto una Palermo così? Dall'entroterra, vengo dalla Sicilia interna, e Palermo è una città molto superba, immodesta quantomeno. Quindi un giovane giornalista che arriva a Palermo inizialmente per alcune cose può rimanere incantato, poi lo scrive in un passaggio del libro, poi le radici del paese in Sicilia comandano sempre di più sulla città, alla resa dei conti, sia da un punto di vista familiare che economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista criminale, come abbiamo visto. Infatti racconto quella Palermo, racconto diverse Palermo, la Palermo più popolare, la Palermo del sacco, quindi la Palermo della burocrazia, la Palermo della sanità. Però dico, quando finisce Palermo, inizia un altro mondo, inizia la Sicilia, perché io considero la Sicilia un altro mondo rispetto a Palermo. Per non parlare solo io, iniziamo dalla mia sinistra. Io lo sico la testa perché Giuseppe non sono di Palermo, ho vissuto 10 anni di più a Palermo, ci ho studiato e ci ho iniziato a lavorare, quindi diciamo... Ti ritrovi. Mi ritrovo totalmente su questa storia delle radici e sul fatto... I palermitani, se dici no, vieni a trovarmi a Milano, considerano Milano una città un po', diciamo, non al loro livello. I palermitani. Palermo è paragonabile solo a New York. Ecco, no, infatti no, mi chiedevo. Diranno tutti no pubblicamente, ma nei fatti, diciamo, l'unico centro. No, ma infatti la superbia della Palermo. È immodesta, forse immodesta. Ma ci sono degli amici palermitani come Enzo. Quindi dire superbo forse ho sbagliato. Molto peggio. È molto peggio. Dico immodesta. Non immodesta, sei stato troppo generoso. Sono come sempre troppo buono.
il tuo accento non tradisce naturalmente le tue origini, anche tu, insomma, anche voi avete letto il libro, anche voi avete tante cose da chiedere, da raccontare ad Attilio Bolzoni. Cominciamo, no, parto da mia sinistra, va bene Pierpaolo, preferisco sempre partire dalla sinistra. È meglio partire sempre a sinistra. No, il libro sì, certo, l'ho letto in poco tempo, tra l'altro è un libro importante perché ho fatto un'operazione agli occhi, sono rimasto cieco per 2 o 3 giorni e la prima cosa che ho iniziato a vedere è il libro Attilio Bolzoni per caso, ero a casa in convalescenza e in malattia, il buon Lillo mi spedì questo tomo che, diciamo, all'inizio uno magari rimane un attimo perplesso per la voluminosità, però poi se lo apri è un'autostrada, arrivi dalla prima, poi soprattutto, diciamo, fai un tipo di mestiere. Io liceo leggevo, gli dicevo a Tito prima, leggevo Bolzoni, leggevo Lodato, leggevo, diciamo, quelli che erano i... Non sono famoso per, diciamo, essere, per fare piaggeria, poi tra l'altro lui non è né un mio capo né un mio superiore, quindi posso dire quello che voglio, non voglio essere, non è piaggeria la mia, però oggettivamente erano i principi del giornalismo, chiamiamolo antimafia, anche se oggi questo aggettivo ha un po' quasi cambiato e mutato il suo valore, però nei primi anni 2000 i principi del giornalismo antimafia erano Lodato, erano Bolzoni, era Ciccio la Licata, e quindi comunque ti leggevi questi reportage spettacolari sulle storie di mafia e dicevi: io voglio fare questo mestiere. Poi, ti abbiamo rovinato. Mi avete rovinato, perché ti immaginavi un mondo che è stato così, però poi comunque è cambiato, ma magari poi ci arriveremo, anche perché sempre in controvento Bolzoni a un certo punto si concentra sul giornalismo. Lo aveva fatto a suo tempo quando ammazzavano i giornalisti in Sicilia come se fossimo in Messico, no? Ma lo ha fatto anche di recente. Di recente il nostro mestiere è cambiato, ed è cambiato senza dubbio in peggio. Io il libro mi è piaciuto talmente tanto che poi ci ho scritto una recensione. Ho fatto una recensione, quindi comunque lui lo sa cosa penso del libro. Però una cosa che volevo chiedere a lui, e buttiamo subito la palla a lui: c'è uno scoop? Non un reportage, uno scoop, una notizia grossa, di cui poi ti sei pentito. Sì, non è nel libro. Sì, non è nel libro perché nel libro c'è tanta roba, è già troppo pesante, ma ci sono 84 articoli su almeno 10.000 che ne ho fatti, quindi pensa... La selezione è stata naturale, ma fino a 120-130 pezzi. Sì, uno scoop di cui mi sono vergognato, no, pentito, vergognato, non nel libro. Siamo al terremoto dell'Aquila, seguo tutto il terremoto e seguo anche il post-terremoto. Vi ricordate che c'erano le New Town di Berlusconi? E un amico abruzzese mi dà la soffiata. Dice: guarda che il primo lavoro della ricostruzione del terremoto all'Aquila lo farà un socio di Vito Ciancimino. E gli dico: ma dico, mi pigli per il culo, no? No, vai, vai, vai. Allora io una mattina alle 4, ricordo, perché poi tutti parlavano, Grasso era procuratore nazionale antimafia, tutti parlavano di l'allarme infiltrazione mafiosa negli appalti, ma nessuno diceva chi, dove, come. Vado alle 4 a Bazzano, che era una delle zone dove nascere appunto la prima New Town, e vedo una ruspa, un camion con su scritto Di Marco. Mi ricordo che mi ero occupato tanti anni prima di questo Di Marco a Palermo, che era socio di Ciancimino. E io lo vado a chiedere: ma lei è il socio di Ciancimino Vito? Dice sì. Dice: fa un movimento terra? Sì. Dice: dove ce l'ha l'ufficio? Sulla Tiburtina, al chilometro 1200. Vado sulla Tiburtina e c'era un campo vuoto in mezzo a campi vuoti. Quindi l'ufficio era un campo, no? Mi informo bene, faccio tutti i controlli e faccio lo scoop. Quindi il primo lavoro della ricostruzione affidato a un amico di un mafioso. Prefetto fece un casino perché non se n'era accorto, insomma, incasso lo scoop. Perché mi sono vergognato?
perché questo Di Marco aveva preso un subappalto di 70.000 euro e lì all'Aquila c'è stato un saccheggio delle grandi imprese del centro nord con tanto di bollo del Ministero dell'Interno e della Difesa. Quindi mi sono accorto di avere fatto uno scoop miserabile, ma mi è servito dopo 10 anni che scrivevo solo di Totorina e anche lì mi vergognavo perché continuavo a scrivere, guardavo i rapporti della DIA, della Procura Nazionale Antimafia, che ricopiavano copia e incolla ogni anno le stesse cose, una cosa vergognosissima, sia ai magistrati che agli investigatori della DIA, e a me chiedevano i pezzi su Rina e io ricopiavo me stesso e sapevo che non stavo facendo un buon lavoro. Quell'esperienza e quella vergogna dell'Aquila mi è servito per capire che dovevo cercare la mafia altrove. Dopo dillo anche al pubblico dove l'hai trovata. Nell'antimafia. Perché se no magari non ti voleva alzare la mafia. Nell'antimafia farlocca. Io parto dal... L'ha già detto in parte Pipitone che quando noi ci occupiamo di antimafia, noi soprattutto quando parliamo di storia del movimento antimafia o della lotta alla mafia, ci sono due fonti che prendiamo come oro colato, perché sappiamo che sono affidabili. Uno è Saverio Lodato, che tra l'altro ha fatto il celeberrimo 50 anni di mafia, che prima erano 10, poi ogni 10 adesso dovrebbe arrivare ai 60, perché ho già in ritardo, non finisce. Non so la parola, sì. E poi l'altro è Attilio Bolzoni. Tra l'altro io Attilio Bolzoni l'ho conosciuto nel 2017 perché abbiamo fatto questa iniziativa sui professionisti e dell'antimafia. Se voi leggete questo libro, che appunto vi può intimorire perché sono 618 pagine con anche l'indice dei nomi, però qua dentro ci trovate la storia non solo del movimento antimafia, perché appunto Attilio, cioè anche, ci sono dei bellissimi articoli sull'Afghanistan, su Baghdad. E la cifra stilistica di Attilio Bolzoni è che rispetto alla stragrande maggioranza dei giornalisti oggi è il fatto che è avvincente il racconto, cioè non fa il copia e incolla dall'agenzia dell'ANSA, perché le notizie bene o male ce le hanno tutti. Il punto è andare poi sul campo a cesellare i dettagli, no? Perché bene o male un po' come un lavoro artigianale, no? Quindi Attilio questo lo sa fare. L'altra cosa che emerge chiaramente da questo libro è che noi, come è noto, alcuni lo sanno, facciamo dall'anno scorso questo festival. Noi potremmo fare un festival solo con Attilio Bolzoni, gli mettiamo una parrucca diversa, due baffi, due cose, gli diamo un nome diverso e lui potrebbe parlare tranquillamente di tutti i temi di cui parliamo anche del festival. Tutte le volte che abbiamo bisogno di un tema io, chi chiamiamo? Vabbè, ma ci sta Attilio, chiama Attilio. Dov'è? E tant'è che a sto giro, l'anno scorso abbiamo usato su due panel, potevamo già usarlo su 4 o 5, questo ci siamo limitati perché ho detto non possiamo sempre mettere Attilio ovunque. E questo emerge chiaramente da questo libro. E per ritornare a dove poi hai trovato la mafia dopo Totorrina, emerge anche chiaramente dal fatto che non è propriamente molto amato da un certo tipo di antimafia, che è quella, diciamo, che si accomoda, ecco, diciamo così, che si accontenta delle verità di comodo, che sono poi quelle che sono scritte. Cioè, quella cosa della DIA purtroppo è vera. Se voi prendete la relazione semestrale della DIA, cambia solo che vi dice: abbiamo fatto 4-5 inchieste in più sulla provincia di Milano, ne abbiamo fatte 15 sulla provincia di Palermo. Cosa cambia? E quindi a questo punto io, visto che tra l'altro è grazie a te se abbiamo scoperto e abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora, diciamo così, di quella che poi qualcuno ha chiamato, a me non piace il termine, però qualcuno l'ha chiamata la mafia dell'antimafia, a me non piace perché la mafia è una cosa, l'antimafia è un'altra, e poi ci sono invece quelli che campano di antimafia, diciamo, per, io dico, quelli che si servono della causa anziché servire la causa, che è una cosa diversa. Quindi a questo punto
visto che siamo, diciamo, internosse e poi siamo per la stampa, resta in Europa. Resta in Europa. Ecco, allora, parlaci di questa mafia dell'anti, del, diciamo, del padrino dell'antimafia a sto punto, visto che tanto è un altro libro di Zolfo che... però, il pezzettino che dovevo... Il pezzettino. Mi hanno svegliato alle 7 per il pezzettino. Sì, il pezzettino... lì ci sono inciampato in questa storia, come sapete, cioè, come sapete, forse non lo sapete, ma sono inciampato perché quando c'è un personaggio che è nel cuore di un boss mafioso, un boss importante, come in questo caso, poi non dice niente, ma noi che stiamo là, si chiamava Vincenzo Ornone, era consigliere di uno del vice capo della cupola, cioè il numero due dopo Totorina. Questo ha nel cuore questo imprenditore che nel giro di pochi anni diventa, grazie, ministro dell'interno, comandanti generali dei carabinieri, comandanti generali della finanza, prefetti, questori, procuratori generali, presidenti di corte d'appello, procuratori della Repubblica, diventa il faro dell'antimafia in Italia, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Quindi io inciampo in questa storia, la scrivo, mi arriva una tonnellata di merda addosso, perché quella mi è arrivata, e mi sono anche spaventato, però ho detto che sta succedendo. E ho visto che c'è un'antimafia da una parte collusa, dall'altra un'antimafia ubbidiente, dall'altra un'antimafia consociativa, dall'altra un'antimafia senza sapere. E poi ho visto un ritorno anche della magistratura a odore, magistratura che fa molta puzza di anni 70, 60, poi c'hanno quella foto meravigliosa di Falcone e Borsellino, ma è un alibi, i magistrati si mettono sta foto e sono freschi e pettinati, è un alibi, come è un alibi per la mafia Matteo Messina Denaro, quella foto è un alibi per loro. Ieri hanno prescritto, proprio in un processo importante, il governatore della Sicilia, Schifani. Ora è un processo complicato che poteva essere gestito in tempo, in maniera migliore, però la magistratura ha lasciato andare, poi resta, e quindi un sacco di potenti, quindi Schifani, l'ex capo dei servizi segreti, tutti i prescritti, ti resta quel retrogusto fastidioso, dice che i potenti se la fanno sempre franca, no? E questo... Se poi un giornalista sbaglia, paga, se un poliziotto sbaglia, paga. Questi magistrati cominciano a diventare un grosso problema, secondo me, in Italia. Bisogna avere il coraggio di dirlo, perché noi non ci siamo occupati della giustizia per l'anomalia Berlusconi per tanto tempo, no? Ma la giustizia in Italia non funziona, funziona solo per i poveracci la giustizia, signori. E quindi bisogna cominciare ad affrontare il problema della magistratura e della giustizia in maniera più seria di quanto abbiamo fatto. Le responsabilità sono anche nostre. Quindi ho trovato questa antimafia anche giudiziaria molto pigra, e anche loro copia e incolla. Poi se la prendono sempre con le facce sconce, con il muro basso, con la mafia dalle facce sconce, quella che io chiamo mafia degli incensurati, e quello che una giudice in maniera più felice ha definito la mafia trasparente, non viene mai toccata, perché i magistrati, molti magistrati in Italia camminano muro a muro per pararsi. Io non entro nel merito delle sentenze, dei giudizi che danno, guardo il fenomeno dall'esterno e vedo come ci sia stata una grossa involuzione da parte della magistratura anno dopo anno, più ci si allontana dalle stragi, più ci si è allontanati dalle stragi e più quella carica che aveva la magistratura e anche quell'antimafia si è svuotata, hanno perso una carica. E, magistrati nei convegni parlano sempre follow the money, luoghi comuni, in 30 anni 5 indagini sul riciclaggio serie non sono state in Italia, però continuano a ripetere sempre le stesse cose,
questi personaggi, cioè io c'ho, per individuare questi personaggi, per capire chi fosse, in realtà io ci ho messo 16-18 secondi perché mi sono rammollito da ragazzo, ci avrei messo una frazione di secondo. Questi esperti di cose di mafia l'hanno avuti accanto 12 anni, 13 anni e non se ne sono accorti. Non si sono accorti che erano uomini di malaffare con cui andavano a fare i convegni in nome dell'antimafia, della legalità. È molto imbarazzante tutto questo, è molto imbarazzante. E non c'è stata autocritica? Ma autocritica, quelli se ne fottono. Eh? Se ne fottono. E poi è una... se ne fottono perché? Perché è l'Italia. Processo montante, l'unico a pagare è montante, è un forse. Sistema forse vediamo la Palamara, la vergogna delle correnti della magistratura, l'unico a pagare è Palamara, lo scandalo cannibalesco dei beni confiscati, l'unico a pagare è la Saguto, c'è una persona che paga per tutti, mafia capitale, l'unico cattivo è Salvatore Buzzi. Ma è tipico dell'Italia questo, il capro espiatorio è. E quindi anche questa storia dell'antimafia bisogna riscriverla. Non è possibile che ci siano delle associazioni che... scusate, un altro caso che poi i giornali ne parlano poco. La settimana scorsa è stata condannata a 2 anni e 2 mesi, ma, e me ne dispiace anche, una delle più alte funzionarie dello Stato, la dottoressa Boda... funzionaria del MIUR, più volte predicato per diventare ministra dell'istruzione, la signora poi quando c'è stato il blitz dei finanzieri al ministero si è buttata dalla finestra della sua avvocatessa, la Severino, ed è in condizioni, insomma, le auguriamo tutto il bene possibile. E però questa ha distribuito centinaia di migliaia di euro, milioni, forse decine di migliaia di milioni per anni in nome della legalità, ed è stata condannata per corruzione. Era il simbolo italiano dei progetti sulla legalità. Ora, com'è possibile? Coccolata da almeno 2 presidenti della Repubblica, coccolata da presidenti del Consiglio Superiore della Magistratura, coccolata da magistrati. Ora, chiunque andava sganciava soldi, più distribuiva soldi e più faceva carriera, proprio perché distribuiva soldi in maniera indiscriminata, soldi che poi nessuno magari ha rubato, tranne, diciamo, la corruzione che hanno scoperto quei 22-23 milioni di euro. Ma anche lì il problema non è, a me non interessa, io non sono un carabiniere, non sono un magistrato, a me non interessa scoprire chi ruba o chi non ruba, a me interessa sapere che tutti quei soldi, tanti, tantissimi, non sono serviti a quello che noi speravamo. Cioè tutti questi progetti di legalità non hanno portato dei risultati soddisfacenti per quanto mi riguarda. Per 30 anni nelle scuole si sono spesi centinaia, decine di milioni, e siamo fermi a 30 anni fa. Quindi c'è qualcosa che non ha funzionato e dobbiamo prenderne atto. Io faccio sempre l'esempio di un posto che è in Calabria, che è Lamezia Terme. Lamezia Terme è la terza città della Calabria. Nel 91, che è l'anno in cui viene istituita la legge sullo scioglimento dei comuni per mafia, a Lamezia uccidono 2 operatori ecologici, 2 vittime innocenti, perché devono dare un segnale all'amministrazione comunale, dice a chi dobbiamo dare l'appalto, li fanno fuori, sciolgono il comune. Dopo il commissariamento arriva una magistrata molto per bene, che per 10 anni fa la sindaca, un'ottima amministrazione comunale, tengono fuori l'andrangheta dal comune e contemporaneamente c'è una repressione senza precedenti, poliziesca e giudiziaria, non era mai avvenuta. Passano i 10 anni, 2 mandati, si va alle elezioni, ritornano quelli, altro commissariamento, altri gli anni del commissariamento, 1 anno, 2 anni, non mi ricordo, continua la repressione, si va un'altra volta alle elezioni e arriva un altro sindaco
per bene, con un'amministrazione per bene, altri 10 anni di amministrazione per bene e sempre repressione. Dopo questi 10 anni si riva alle elezioni, tornano ancora una volta quelli, sciolto per la terza volta il comune. Quindi su 26 anni almeno 20 anni sindaci per bene e amministrazioni per bene, 4 anni commissari, ma siamo alla Mezzia Terme, al punto di partenza del 91. Quindi vuol dire che qualcosa non funziona, non bastano dei sindaci per bene, delle amministrazioni per bene, non basta la repressione poliziesca e giudiziaria che è stata efficace. È stata efficace la... Vuol dire che dobbiamo cambiare la testa, quella cultura della legalità dell'antimafia che abbiamo elaborato, che abbiamo portato avanti, non va bene, dobbiamo cambiare strada. Se, perché se continuiamo a considerare, a parlare di mafia come in un western, buoni, cattivi, bene, male, come al catechismo, dalla malattia non ne usciamo più. I buoni della tua esperienza, che c'è anche nel tuo libro, ovviamente è stata connotata dalla presenza di Berlusconi, proprio quest'anno, insomma, 30 anni fa, sono i giorni in cui scese in campo. E Berlusconi si porta dietro tutto uno stuolo di incontri, Dell'Utri, Andreotti, insomma tutta una serie ovviamente di collusioni accertate. Scrivere in quel periodo, con quella sorta di anche minaccia presente, com'è stato, oltre ovviamente a riaccompagnarci in quel contesto, ma anche proprio stare in una redazione e scrivere di Berlusconi e delle sue collusioni con la mafia, dei suoi incontri con la mafia, che tipo di censure, di legacci, bavagli c'erano? Allora, io penso di essere stato veramente fortunatissimo, perché da soli non si va da nessuna parte, quindi io ho lavorato 20 anni con Scalfari e 20 anni con Ezio Mauro, io non sono stato mai censurato. Gli unici no che ho avuto è quando ho portato ai direttori qualcosa che non era completo. Quando ho portato un pacchetto completo di informazioni, di inchieste, così, non mi hanno mai detto no, quindi ho avuto una fortuna enorme. Io racconto sempre, credo di averlo scritto, che da ragazzino Scalfari scrissi un pezzo, avevo 22-23 anni, se un pezzo il giorno dopo, non lo stesso giorno, la sera dopo, mi arriva una telefonata dal direttore Scalfari, dalle segretarie, era un orario strano di sera, e dico, ma che vuole il direttore, in agitazione, perché Scalfari era Scalfari, e io ero un ragazzino appena assunto, e mi dice, Attilio, hai scritto un pezzo ieri, non ero d'accordo per niente. Lì ho capito della fortuna che avevo, perché me l'aveva messo in pagina e mi aveva detto che non era d'accordo, quindi ho capito che avevo una fortuna non da poco. Quel periodo, il periodo non abbiamo avuto censura, abbiamo avuto, che so, lì racconto un episodio, ci sono due pezzi, nel libro che io firmo con due amici, colleghi, uno con Franco Viviano, che è un pezzo su Montante, e uno con un collega brevissimo che non c'è più, che è Giuseppe D'Avanzo, e abbiamo fatto il primo pezzo su Berlusconi, cioè il primo, quello era uno scoop su Berlusconi, la prima indagine su Berlusconi del marzo 1994, mi ricordo perfettamente tutto, perché dopo 28 anni sono stato interrogato di più non posso dire, credo, comunque sono stato interrogato due volte e cercavano la talpa ancora di 28 anni prima. La cosa da una parte fa sorridere, dall'altra ti fa anche impressione. Sì, era nata così perché nel libro della Boccassini, dice che D'Avanzo, Giuseppe, poco prima di morire, gli aveva confidato il nome della persona che ci aveva dato nel 1994 la notizia che Berlusconi era sotto indagine per mafia.
Io non so se i magistrati abbiano ascoltato la Boccassini, ritengo di sì. A me mi hanno acchiappato due volte. Una volta ero in Toscana e sono venuti a prelevarmi. L'altra volta sono dovuto andare alla Criminal Pole. Certo, mi hanno fatto un interrogatorio molto stringente. E quando abbiamo scritto quella storia, nel 94, era alla vigilia delle elezioni, alla vigilia della famosa discesa in campo, quando poi Berlusconi diventò il padrone d'Italia. E siamo andati a Scalfari, gli abbiamo detto che avevamo questa notizia, lui non ha battuto ciglio, dice: siete sicuri? Dico: siamo sicuri. Cosa dovete fare? Quattro pagine, due oggi e due domani. Le abbiamo fatte. Da un punto di vista giornalistico professionale Scalfari era molto contento, però ci disse: avete fatto guadagnare 500.000 di voti a Berlusconi. Quindi... però ce l'aveva, e forse era vero. Se c'era una parte di Cosa Nostra non convinta, lì si comunque non ci hanno mai censurato né su Berlusconi né su Dell'Utri né su Andreotti. Arrivavano proteste, querele. Querele sì, querele tante. Avevamo uno studio legale ben apprezzato. Immagino. No, però sempre restando un po' sull'argomento, appunto, lo scoop del 94, però ne sono seguiti poi tanti altri, perché ovviamente tutta... per 30 anni, insomma, che abbiamo sempre letto, abbiamo letto tutto, abbiamo seguito tutto in quel periodo, la cosa è andata avanti fino all'ultimo, cioè fino a... fino al sangue, fino alla fine, proprio. Esatto, fino al sangue. Altri episodi di questo tipo? Insomma, ma quello, che non sa, quello che non si sa, quello che non si sa, abbiamo i segreti. Ma una cosa è la faccia da mostro. Faccia da mostro lo cercavano tutti, io l'ho cercato per 4 anni, finché l'ho trovato in un paesino della Calabria, ma anche lì non c'è solo una verità, ci sono più verità. Perché... Ci puoi dire chi è questo faccia da mostro? Faccia da mostro era, faccia da mostro era quell'ex poliziotto Giovanni Aiello, che adesso è morto, uno stranissimo infarto, accusato di aver fatto, di essere sul luogo delle stragi o dei delitti eccellenti in più occasioni. Qualcuno dice che era con un fucile di precisione il 6 agosto dell'85, mentre uccidevano il povero Ninni Cassarà con i Kalashnikov. Lui aveva... c'è chi dice che ha messo le bombe sui treni al nord, c'è chi dice che era capace alla Daura, insomma... Di sicuro era brutto. Ma anche lì, poi le veri... Gli non era così brutto quando l'abbiamo visto. Lui me l'ha detto, dice, ma secondo lei sono così brutto? No. Quello è il meno. Ma anche lì uno pensa di avere fatto lo scoop, ma è vero, perché io l'ho cercato per anni, poi lo becco, ma mi pare siamo in Montauro, un posto sul mare, in Calabria, un posto... difficile da raggiungere, e alla mattina, che so, alle 6:30, 7, un signore che avevo beccato ad anello dopo anello, mi scarica sulla spiaggia e dice: e là c'è faccia da mostro, e se ne va. Però io ho una strana sensazione, non so se erano pattati lui e faccia da mostro, quindi io non ho mai, se erano d'accordo, io non l'ho mai capito, ho avuto questa sensazione, ma vedo questa faccia da mostro e poi uno pensa di essere furbo, ma non trovi sempre uno più furbo di te, perché poi ti scappa, io appena lo vedo dici: ma io la conosco. Beh, io l'ho anche lì, altro interrogatori, io l'ho visto questo. Vabbè. Palermo, lui diceva di non essere più stato a Palermo dal 76, io sono arrivato nel 79 a Palermo e io l'ho individuato dove l'ho visto. Poi non so se condizionato o meno da alcuni racconti, l'ho collocato anche in un altro posto che era un po' peggio. L'ho collocato prima sul bastione della questura e la seconda volta l'ho collocato di fronte al cortile Pippitone. Sarebbe... perché io abitavo là vicino. Ci ricordavi di averlo visto lì? No, ero sicuro di averlo visto in questura, dove lui dice di non esserci stato da 30 anni. Poi
una pentita, la Galatolo disse che andava al cortile Pipitone, io abitavo quasi di fronte. In Cipiberino, il cortile Pipitone, oltre a essere, diciamo, era la base operativa. Il mio cognome, però, la base operativa dei killer degli anni 80. 80, dei killer eccellenti. Dei ricchi eccellenti, sì. E penso di averlo visto là, però io ho una buona memoria, ma lì, sai, i confini tra buono non... Certo. E comunque, vedo questo che aveva ogni mano, che era quanto mai grossa, enorme, e aveva questa cicatrice, ma che non si vedeva, tanto era brutto, la cicatrice manco l'avevo notata. E a un certo punto io lo guardavo e dicevo, ma sono così brutto? Dico, no, non è così brutto. Ma in realtà era. Era brutto. E poi, sai, con questi, non lo sai se... Comincia a parlare, devi avere anche la pazienza di ascoltare. Comincia a parlare, ma parlava delle rapine di Arancia Meccanica. Io non ero ancora a Palermo, forse Enzo, ti ricordi che c'erano, io non, quindi sapevo poco delle rapine stile Arancia Meccanica, no? E dico, ma dove vuole parare questo? Dove andare a parare? Poi a un certo punto lo capisco, quando me ne vado in biblioteca, e vedo che su una pagina del giornale L'Ora, su tutta una, sai, questi pezzi enormi senza firma, senza niente, c'era solo un nome, che era uno dei servizi segreti, quindi mi diede l'indicazione, no? E, oppure mi disse, io ho fatto la scuola di polizia e non mi hanno preso subito. Poi mi hanno chiamato, dopo mio padre mi prendeva in giro, dice, io era 1,90, gli altri erano alti 2,20, 2,60, 3 metri, io ero il più corto, dice, no? Poi l'hanno preso per il piano solo, ma il piano solo era il piano solo perché erano solo i carabinieri, lui era poliziotto. Quindi anche lì dice, poi se io avessi fatto veramente, fossi veramente colpevole di tutto quello che mi... Se avessi fatto le stragi, cosa dice? Sarei di casa al Ministero dell'Interno, invece sono andato solo per la pensione. Quindi non è che dice sarei di casa alla famiglia di Corleone, sarei di casa al Ministero dell'Interno. Quindi insomma, anche lì, dopo più di un anno, ti piombano in redazione, vogliono gli appunti poi. Ma quali appunti? Io gli appunti non ce li ho. Io mi conservavo per le inchieste le carpettone, ma per le interviste volanti no, quindi volevano gli appunti. Poi anche lì ti interrogano e afferri qualcosa, ti interroga un magistrato, non c'è un poliziotto dell'antimafia, ma uno dell'antiterrorismo, per te è già una notizia, ma quelli ti fermano e dicono non può scrivere niente. Metafalsi. Non è, ho fatto lo scoop, non lo sai mai se l'hai fatto davvero, ecco. No, volevo aprire un capitolo, però poi voglio anche il vostro aiuto, naturalmente. Non sai che ci avviciniamo sempre, confiniamo con questa parola che viene ripetuta più volte, ora la stragi, quindi prima o poi secondo me dovremmo affrontare. Esatto, e infatti ci stiamo arrivando. Prendiamo Palermo, 24 maggio 1992, tu scrivi. È morto nella sua Palermo, è morto fra le lamiere di un'auto blindata, è morto dentro il tritolo che apre la terra, è morto insieme ai compagni che per 10 anni l'avevano tenuto in vita coi mitra in mano, è morto con sua moglie Francesca, è morto Giovanni Falcone, è morto, ucciso dalla mafia siciliana alle 17.56 del 23 maggio del 1992. La più infame delle stragi si consuma in 100 metri di autostrada che portano all'inferno, dove 500 kg di tritolo sventrano l'asfalto e scagliano in aria uomini, alberi, macchine. Vabbè, un giorno drammatico per tutti, commuovo ovviamente ancora a leggere queste righe. Eridi, ovviamente, cos'è stato quel giorno? Io non ero. Non eri lì. Io quel giorno ero a Caltanissetta, in città, mio figlio aveva... non avevo ancora fatto 3 anni, era 2 anni, stavo portando mio figlio per mano, stavo scendendo le scale di casa e mi avevo lasciato, avevamo quei telefoni enormi, sai, quei Motorola, avevo lasciato il telefono su, mi chiamano da casa e dice, ah, c'è il giornale, è urgente, salgo e mi dicono, hanno fatto un attentato al dottor Falcone. Mi mollo, vado verso Palermo,
per andare sul luogo delle stragi e mi dicono che non si può passare perché ci sono le gallerie. Quindi affitto un elicottero, ma poi riesco a affittarlo per arrivare, ma mi dicono che hanno chiuso lo spazio aereo, quindi anche con l'elicottero non ci posso arrivare. E torno a casa. E grazie a un amico, un collega che è Lucione, Lucio Luca, che sono stati i miei occhi, mi sono fatto raccontare minuziosamente tutto per fare la cronaca, ma proprio gli ho rotto le scatole in maniera importante. E poi di notte sono partito, ho lasciato la macchina a 5-6 km e sono arrivato. E lì ho visto una cosa che, beh, non è che uno deve essere uno scienziato per capirlo, che non ti trovi davanti a allo scenario di un delitto di mafia, ma ti trovi di fronte a uno scenario di guerra che presuppone un'operazione militare. E lì dico, la mafia c'entra, certo, ma c'entra anche qualcun altro. I mafiosi li hanno trovati, quel qualcun altro non è stato mai trovato e non credo che si troverà mai. Io dico sempre che il cratere di Capaci è troppo grande per entrare in un'aula di giustizia. A proposito di Falcone, non tutti lo sanno, ma Attilio Bolzoni, a causa di Giovanni Falcone, a Catania ha rischiato di far parte dell'elenco dei giornalisti ammazzati dalla mafia. Fortunatamente Attilio è ancora tra noi, perché all'epoca a Catania non era così diffusa tra i mafiosi l'uso del cellulare e quindi non si trovava Nitto Santa Paola perché vi avevano fondamentalmente circondato dove eravate e stavano aspettando l'ok del boss di Catania, Nitto Santa Paola, per farvi, diciamo, la pelle a voi, a Falcone e anche a Pietro Grasso. Vuoi raccontarci la genesi di quell'intervista, che è sempre molto illuminante? Siamo alla fine dell'inverno del 91 e il dottor Falcone era stato nominato direttore degli affari penali al Ministero della Giustizia dal ministro Martelli. Era il suo ultimo giorno in Sicilia ed era testimone insieme al dottore Grasso, che era tempo lavorava al Ministero di Grazia e Giustizia come consulente, come magistrato. Erano testimoni entrambi in una coda del processo Costa, il procuratore della Repubblica ucciso a Palermo il 6 agosto dell'80. Io con altri due colleghi, che erano Felice Cavallaro del Corriere della Sera e Ciccio Lalicata della Stampa, siamo andati a Catania per salutarlo, perché dopo 12 anni, diciamo, di... A me imbarazza un po' parlare di queste cose, di frequentazioni professionali, perché andavamo ogni mattina là al Palazzo di Giustizia e quindi conoscevamo questi magistrati. Volevamo salutarlo e andiamo poco prima che il dottor Falcone salga sul banco dei testimoni, diciamo, cioè, vabbè, andiamo a colazione insieme. Lui è sempre molto diffidente, dice ha due condizioni. Io gli dico subito, vabbè, una non mi interessa, nessuna intervista, non è una notizia. Dico, ma la seconda qual è? Dice, il ristorante lo scelgo io. Al Costa Azzurra, dice, le 2:30. Appena dice Costa Azzurra, noi ci guardiamo, io, Felice e Ciccio, perché il Costa Azzurra era il quartiere generale di Santa Paola. E non solo, lui in un'indagine del 1988, quella sul pentito Calderone, aveva anche, non so se arrestato addirittura o indagato soltanto il proprietario del Costa Azzurra, il cavaliere Aliotta. Come risposta allo stupore che legge sulle nostre facce, lui ci fa così, tutto a posto. Noi andiamo a Costa Azzurra, parliamo con il cavaliere Aliotta, abbiamo un ospite famoso che viene da Roma, alle 2:30, quindi siamo tre, più questo ospite più un altro ospite che verrà dopo. Alle 2:30 arriva il dottor Falcone, il cavaliere Aliotta fa delle capriole ci dà un tavolo proprio sul mare, c'era questo ristorante deserto, in fondo c'era uno degli avvocati di Santa Paola, che era un signore vecchio con degli occhiali, delle lenti spesse tipo fondo di bottiglia, la scorta. E cominciamo a mangiare, a
ci sediamo e cominciamo a bere. E il dottor Falcone dice: Piero non arriva, Piero il dottor Grasso, Piero non arriva, ci beviamo tre o quattro, ci beviamo tre o quattro bottiglie. Piero, il dottor Grasso, arriva verso le 3:30, 4:15. Noi eravamo già nell'altro mondo. Con un aggravante che tra noi giornalisti ci lanciavamo delle occhiatacce, perché dice: se uno tira fuori il taccuino è un uomo morto, perché sapevamo che non bisognava tirare fuori il taccuino, ma sai, magari uno sbaglia, tira fuori il taccuino, finiva l'incantesimo, perché il dottore Falcone cominciò a parlare. Fece quell'intervista, dice: come si sente ora che va a Roma? Dice: un uomo che si tuffa in un mare in tempesta, oppure la mia vita vale come il bottone di questa giacca. Frasi, insomma, il dottore Grasso arriva verso le 3:30, 4:00, continuiamo a mangiare, a bere, soprattutto grappa. Alle 7 di sera torniamo in albergo. Prima di tornare gli diciamo: per qualcuno, un paio di righe noi mettiamo, e lui si mette a ridere e ce ne andiamo. Naturalmente facciamo pagine intere, no? Il giorno dopo ci chiama uno per uno per ringraziarci per come avevamo riassunto il suo pensiero. Siamo contenti. Passano 16-17 anni e torno a casa. Il dottore Grasso era procuratore nazionale di mafia, e leggo una bellissima intervista era un giovedì, sul settimanale, sul 7, un'intervista a Grasso, bellissima. Ora non mi ricordo se erano quelle interviste che faceva, come si chiama, Fioretti? Saperi Fioretti. Erano molto belle. Sì. E lo leggo questa intervista e a un certo punto dice: ma lei l'hanno provato mai ad uccidere? Dice: sì, con un bazooka a Monreale, con una bomba a mano a Partinico e con dei Kalashnikov in un ristorante a Catania, tra cassoni. E salto dal divano e chiamo Grasso, era molto tardi, dico: procuratore. Dice: ma niente sapeva. Dico: niente. Chiamo Ciccio, niente sapeva. Chiamo Felice, sapevano tutti tranne me. Loro avevano saputo subito che c'erano tutti questi killer di Santa Paola che avevano visto Giovanni Falcone là e si erano appostati e cercavano l'autorizzazione del boss, che non rispondeva al telefono e quindi senza autorizzazione i pentiti l'hanno raccontata. Io, come sempre, per ultimo l'ho saputo, per fuori tempo massimo, 17 anni dopo. E racconto anche il backstage di questa cosa. Sì. Racconto questa e quella di Borsellino. Anche. 88, anche lì, un'intervista con Saverio l'ho fatta. Sì, a Marsala. A Marsala, intervista che Borsellino aveva raccontato queste cose già una settimana prima a Agrigento, e nessun giornalista aveva ripreso cose clamorosissime. La lotta alla mafia è finita, il dottor Falcone è isolato, dal 1985 non si fa più un'indagine antimafia, da quando hanno ucciso Cassarà e Montano alla squadra mobile, le aveva dette, nessun giornale l'aveva riportato. E un amico agrigentino continuava a dirci: venite, perché andate da Borsellino, perché ha detto cose importanti. Noi avevamo tanto lavoro, un caldo maledetto, abbiamo fatto passare una settimana. Poi chiamiamo il dottor Borsellino, andiamo a Marsala e lo troviamo. Adesso mi dicono che è più piccola la stanza, era una stanza enorme quella del procuratore. Troviamo in fondo con una sigaretta in mano e una, come al solito, nel posacenere, con una Lacoste, ora non ricordo se era arancione o viola, però molto sgargiante. E la moglie, in piedi, c'era la moglie, sia la signora Agnese accanto, e quando ci vede sorride perché e dice: ah, picciotti, siete venuti a consumarmi, siete venuti a rovinarmi. E no, dico: procuratore Borsellino. E ci fa un'intervista in piedi, ma non per maleducato, era molto educato, era molto affettuoso. Rimaniamo in piedi con i taccuini, facciamo un'intervista, usciamo, avevamo non c'erano i telefoni, avevamo le giacche sempre sfondate di gettoni telefonici. Senza registrare, intervista senza registrare. Senza registrarla. Io non sapevo usare niente, e manco Saverio, non sapevamo usare niente. C'era un registratore, lo mettevi, poi
E ricordo che a Pacheco ci fermammo ad una cabina telefonica, io chiamai, il caporedattore al sabato andava sempre con la nave della Tirrenia in Sardegna, quindi ogni notizia era una rottura di palle per lui, gli mandava via, e quindi cominciò a imprecare, perché poi vanno così le cose, non è che la vita è fatta di queste cose. E quindi, non me ne frega niente, tutta sarebbe 80 righe, no, te ne do 50, 90, insomma abbiamo barattato sul rigaggio, poi venne fuori una pagina e per una settimana non successe niente. Dopo una settimana, il sabato successivo, il Presidente della Repubblica intervenne su quell'intervista e aprì il primo grande caso Palermo. E nacque così anche questa cosa. La mattina dopo, lunedì dopo, dopo che intervenne il Presidente, perché poi se la prese con Meli, se vi ricordate, il maxi processo era finito nell'87 a dicembre, e nemmeno 90 giorni dopo, la mafia è stata sconfitta, il Consiglio Superiore della Magistratura mise la pietra tombale sul dottore Falcone perché scelse un altro magistrato come consigliere istruttore. Andammo dal consigliere istruttore Meli la mattina del lunedì e gli facciamo una lunga intervista. E lui, poco correttamente, quando venne audito al Consiglio Superiore della Magistratura, Palazzo Marescialli, dice: Borsellino ha fatto entrare due pregiudicati, perché noi eravamo stati arrestati, no? Ma cioè, ha fatto entrare pure lui, no? Eravamo in un altro secolo, un altro mondo, un altro sì, no, anche una settimana prima che esplodesse un caso, ora passa un'ora, appena esce un'intervista a bomba, succede un delirio. Di questo libro è che cioè, ha tutti gli articoli in presa diretta, cioè dell'epoca, e quindi c'hai la guerra di mafia, la mattanza, negli anni 70, primi anni 80, come la raccontavi all'epoca tu, giovanissimo cronista, quindi con gli occhi di allora. I delitti eccellenti, cioè vedi Pio La Torre, Mattarella, via discorrendo, fino a poi è un climax praticamente, che arriva all'89, quindi a una strage mancata, che però forse ha un significato più profondo di una strage riuscita, da ora fino a poi alle strage. Ecco, io leggendo tutte queste cose dietro e poi col senno di poi, cioè col patrimonio di conoscenze che abbiamo oggi in qualche modo, mi chiedevo, ma tu all'epoca, o comunque, magari non all'epoca ma oggi, hai capito di aver raccontato non una guerra di mafia ma una guerra non convenzionale? Poco dopo, non durante, perché durante ero come frastornato, perché avevo 22-23 anni, cioè durante ero rincoglionito, perché eravamo, io comincio a lavorare al Giornale dell'Ora. Il Giornale dell'Ora era un giornale del pomeriggio, la prima edizione la chiudevamo a mezzogiorno, la seconda all'una e mezza, alle due. Se non chiudevi l'edizione a mezzogiorno non prendevano i treni e le corriere e lo stipendio non arrivava a fine mese, quindi era tutta una cosa. Poi è un giornale con grandi giornalisti e con la carne da macello che eravamo noi ragazzini, e noi ragazzini avevamo il compito di essere scaraventati ogni giorno sulla strada per seguire gli omicidi di mafia. C'erano giorni che c'erano 8 morti e lo schema era sempre lo stesso, non è che avevi il tempo di disegnare le pagine. Ogni omicidio aveva cronaca, chi era, la famiglia. Quindi il delitto, a turno uno faceva il delitto, uno andava al palazzo di giustizia, carabinieri, polizia, a vedere i precedenti, che famiglia apparteneva, e uno aveva il compito maledetto di andare a casa del morto e tornare al giornale con la foto del morto da vivo. O te la davano o la dovevi rubare. E io a un certo punto dico, dopo 6 mesi di sta vita, io non sono adatto a fare questo lavoro. Io avevo paura. Ne rubato. Avevo paura, non è che... perché non potevi tornare al giornale. Se tornavi al giornale senza foto, la cosa più carina che dicevano, sei una cosa inutile. È la cosa più carina che ti dicevano. No. Quindi, non avevamo il tempo. Morti su morti,
funerali su funerali, perché poi andavamo ai funerali, ad esempio il funerale di Inserillo fu micidiario, io ci andai con Letizia Battaglia, era già maggio e faceva molto caldo, questa via stretta, via Castellana, la chiesetta, centinaia di corone di fiori, avevano allora anche i politici mettevano i loro nomi. Funerale Inserillo, certo. A un certo punto arrivò una macchina con i cugini americani e la Filippa Spatola, la vedova, e a un certo punto intorno a noi c'erano centinaia di picciotti, c'era caldo e si vedevano i calci e le pistole, e a un certo punto qualcuno disse: Letizia, la chiamavano per nome, tu non puoi stare qua, tu invece rimani, perché lei aveva la macchina fotografica. E lì sentì una frase che mi aprì un mondo. Si diceva una cosa che io non ho mai saputo, se fosse una cosa linguaggio di mafia o linguaggio di cinema preso dal padrino, o viceversa, se il padrino l'avesse preso dai mafiosi. I picciò dice: siamo ai materassi. Certo. Ma essere ai materassi vuol dire che non dormivano a casa durante la guerra di mafia, e buttavano i materassi negli appartamenti, e voleva dire: siamo in guerra. Nel padrino c'è questa... Certo. Ma io non ho mai saputo se chi ha copiato essere chi? Materassi è stato... chi ha copiato chi. Quindi non me ne sono accorto subito. Me ne sono accorto negli anni successivi, perché morti e feriti erano tutti da una parte. Dall'altra nessun morto e nessun ferito. Cioè l'aristocrazia mafiosa cancellata dalla faccia della terra. I picciuttonazzi di Corleone, 70 peri incritati, piedi sporchi di fango, e allora ho cominciato a pensare che quella non è stata una guerra di mafia, ma uno sterminio etnico, e i corleonesi l'hanno fatto per conto proprio e per conto terzi. Hai citato in pagine dedicate al padrino, sì. Dicevi, no? Che si trovano, solo due libri, leggevano apertamente, la Bibbia e il padrino. Sì. Il padrino, ma c'è anche tutto ovviamente un filone di film dedicati alla mafia che hanno fatto storia. Dal tuo punto di vista, alcuni positivi, altri totalmente, forse anche negativi e fuorvianti, dal tuo punto di vista, partendo proprio dal padrino, c'è un filone positivo che è riuscito a raccontare in maniera credibile, senza aiutarla, ovviamente? È materia... senza fare pubblicità. È materia scivolosa, no? Sì, è complicata. Guarda, il padrino... chiedevi al presidente Obama, dice, qual è il film più bello che ha visto il presidente della sua vita? Padrino, parte 1 e parte 2. Io avrei aggiunto anche parte 3, che viene snobbato. Beh, molto. Però è indubbio che è un capolavoro, ma è indubbio che il messaggio che trasporta il padrino è la mafia, la frottola della mafia buona e della mafia cattiva. Vito Corleone che non vuole la droga, il cattivo Sollozzo con i calabresi che vogliono la droga, quindi dà un'immagine falsa di che cos'è la mafia sostanzialmente. Di contro è così entrato dentro Coppola in quel mondo, nella gestualità, nel linguaggio, che ci ha lavorato veramente bene, perché i mafiosi sono come li descrive lui esattamente. Ha trasportato un messaggio negativo. Ci sono altri film che hanno trasportato un messaggio negativo, poi ci sono un film che a me è piaciuto moltissimo, poetico, che sono i 100 passi, che la racconta, oppure le commedie, la commedia di Johnny Stecchino, è un film fantastico, che racconta le tre piaghe di Palermo, la siccità, il traffico, il vulcano, che poi i giornali locali in qualche modo erano là vicino, no Enzo? Sì. Si allontanavano, no? Oppure una commedia americana che a me è piaciuta moltissimo era L'onore dei Prizzi con Jack Nicholson, che c'è una scena fantastica di del vecchio boss un po' rinco che dice a Charlie Partanna che Nicholson dice
che si era innamorato di una donna che faceva il sicario. Dice: Johnny, pensa alla famiglia, uccidi tua moglie, è polacca, devi pensare alla famiglia, no? Oppure anche in tempi più moderni Piff ha fatto un bellissimo film, quindi l'ironia aiuta tanto, no? Cioè, Rina nel film di Piff col telecomando che non lo sa usare bene, no? E l'altro è preso da un, cioè, da una cosa vera, cioè, sì, se lui non sapesse usare il telecomando. Oppure la scena di Lima, che ripete che è vero, c'è questo europarlamentare capo della DC, che tutte le interviste che io ho visto diceva sempre: la figlia ha bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno della figlia, e finiva il discorso politico, finiva là, no? Cioè, fine delle trasmissioni, no? E quindi anche l'ironia è un'ottima. Poi ci sono film belli, sì. Ad esempio, mi sono rivisto Rosi, Salvatore Giuliano, che andarono, i palermitani assaltarono, ho letto nelle cronache, i cinema, e uscirono delusi perché intanto non lo fece mai vedere in viso Salvatore Giuliano, perché proprio per sfregio, e poi lo trattò come meritava di essere trattato, come una marionetta. Mentre Il Padrino sfondò in cassi a non finire in tutto il mondo, sì. Superò Via col Vento, così. A Palermo era il delirio. Ti volevo fare non so se un'ultima, partendo dall'ultima cosa che hai detto, cioè Corleonesi hanno fatto la mattanza etnica per conto loro e per conto terzi, c'è, cioè, sì, un po' di sì. In questa risposta, cioè sì. Quello che arrivi alle stragi, no? Sì. È stato un momento che è più o meno nei primi anni 2000, presso a poco, in cui in quel decennio lì, fino al 2010-11, sembrava che a un certo punto la verità sulle stragi, e non solo, fosse a portata di mano. Era tutto un momento, forse ancora presto per raccontarlo in maniera storica, però io credo di vedere, cioè fino al 2010-11-12 sembrava che tutto il paese ci fosse una voglia di ribellione, l'anticorruzione, associazioni antimafia che spuntavano, diciamo, anche buone, no? Per farlo, anche buone. Noi siamo nati nel 2012. Siete nati nel 2012. Ehi, quel periodo lì. Tu hai scritto a un certo punto, dice, la carta delle stragi, io le lascio a Repubblica, le ho lasciate a Repubblica. Oggettivamente oggi, facendo questo lavoro ogni giorno, mi sembra che la verità sulle stragi non solo non è più a portata di mano, ma quei pochi capisaldi che avevamo ottenuto, anche verità giudiziarie, no? Le dobbiamo quasi difendere, perché una commissione antimafia oggi non è una citazione casuale, una sentenza di Cassazione domani, anche questa non è una citazione casuale, diciamo. Fra poco, diciamo, finirà che siamo di nuovo a indiani contro cowboy, no? Mafia contro Stato, due cose separate. I magistrati, condivido in toto le cose che hai detto prima, siamo a Curti Giardina, perché la stragrande maggioranza di chi oggi fa il magistrato, nella migliore delle ipotesi, purtroppo, ma nei fatti, basta vedere le sentenze, c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario 3 giorni fa, quindi assoluzioni, prescrizioni, nella migliore delle ipotesi sono pavidi, è vero. Secondo te com'è possibile? Avevamo la verità quasi a portata di mano, c'era questa spinta. Beh, perché secondo me, da quel poco che ho capito studiando il fenomeno, sono corsi e ricorsi della storia. Quando c'è una mafia forte c'è un'antimafia debole, quando c'è una mafia debole c'è un'antimafia forte. Cosa significa? Quando è forte la mafia? La mafia è forte quando non si manifesta all'esterno con la violenza delle armi. Quella parentesi corleonese, quindi 79, 1994-95, è una anomalia spaventosa nella storia della mafia. Mai c'era stata una mafia che si era manifestata con questa violenza all'esterno, stragi, calaci, tritolo, bombe. La mafia, subito dopo Falcone e Borsellino, e dopo, vabbè, Gergofili, no? È ritornata a se stessa, si era appropriata della sua natura, è tornata la mafia di sempre, la mafia che cerca gli accordi, i patti, non la mafia che cerca lo scontro. Stavo dicendo contro lo Stato,
La mafia non ha mai cercato lo scontro dello Stato, ha cercato lo scontro contro quei pezzi dello Stato che si erano messi in traverso, non contro lo Stato. Lo Stato non è, secondo me, un monolite, no? E perso il filo. No, come ci siamo arrivati? Perché tu stai dicendo questa cosa qua, in realtà autorevoli magistrati e i nostri colleghi mi dicono che in realtà con la morte di Messina Denaro quella mafia di tu è tutta in galera, non esiste più. Cioè non... Quella mafia non esiste più perché i corleonesi, cioè Corleone verrà cancellata nei prossimi 6.000 anni dalle mappe mafiose, perché Corleone, Rina ha preso per mano Cosa Nostra, l'ha condotto in un vicolo cieco. Ad esempio, ti faccio un esempio, un magistrato di Caltanissetta, un presidente di quello che ha giudicato i presunti depistatori del processo Borsellino, dei poliziotti, scrive una sentenza, motivazione di sentenza di qualche mese fa, dice sicuramente uccidere Borsellino ci sono state anche entità altre. Ma questo lo sapevo il 19 luglio del 1992 quando sono andato a casa. Ora che me lo dica un magistrato così in maniera vaga non mi va. Io da una parte penso che i magistrati abbiano fatto dopo un buon lavoro per la prima volta sui mafiosi, perché per la prima volta li hanno arrestati, processati, condannati, rinchiusi, buttati. Quindi c'è la possibilità di vedere il bicchiere mezzo pieno. Poi c'è l'altra parte, il bicchiere mezzo vuoto. Ad un certo punto loro, soprattutto negli ultimi tempi, contemporaneamente a questo atteggiamento, chiamiamolo poco collaborativo della magistratura giudicante, mettiamola così, c'è troppa roba che entra nelle stragi. È un giorno alla pista nera, è un giorno alla pista gialla, è un giorno alla pista, è il pentito di qua, è il pentito di là. E io ho la sensazione che tutto questo crei confusione, come in un quadro. Non è che dentro un quadro o una foto, il grande fotografo cosa ti insegna? Che dentro una foto non è che più cose, più personaggi ci sono dentro la foto e più quelle cose e quei personaggi ti restituiscono la complessità della vicenda. E ogni settimana è un giorno a Mafia Appalti, che è un altro depistaggio secondo me grandioso, ma c'è anche la pista nera, la pista di qua, l'altra volta è spuntato il falso pentito Avola col suo braccio ingessato. C'è molta confusione e credo che ci sia gente che lavori ancora per fare confusione. Per fare confusione è abbastanza evidente. Poi sono ancora c'è l'attenzione e la preparazione che c'era fino a qualche anno fa nelle procure antimafia? Secondo me no. C'è anche questo, c'è la tensione che c'era qualche anno fa? No. Gli uffici investigativi sono stati un po' smantellati, i migliori poliziotti sono sparpagliati, non sono più in centri, non c'è più la DIA che aveva fatto le prime indagini. Non lo so, io ho la sensazione che poi ci si accontenti di colpire la mafia sconcia e basta. Viene frega neanche con Matteo Messina Denaro, ma Matteo Messina Denaro abbiamo visto tutti che poi c'è una verità del procuratore di Palermo, dei carabinieri, e vabbè, io non ci credo, ma non ci credo perché eri in procura il 15 gennaio del 1993 quando arrestano Dottor Rina, sei, non mi ricordo se il primo, ma tra i primi, arriva all'orecchio quel nome, Balduccio Di Maggio, insomma, poi individui subito le crepe del racconto di quell'arresto. Secondo te sono due scenari simili? No, là era proprio una operazione, io la chiamo tutta fiction, una cattura tutta fiction, perché non c'è una cosa a posto in quella cattura. Qua è diverso, qua non c'è, là probabilmente c'è stato un negoziato. Qua non credo che ci sia stato un negoziato tra pezzi di Stato e pezzi di mafia. Qua c'è stato un negoziato tra pezzi di mafia.
gli hanno detto a questo signore: guarda, caro Matteo, basta, sei 30 anni che sei latitante, ci hai rotto, ci porti guai, stai morendo, consegnati. E credo che la consegna sia avvenuta a naso, ci vado, attraverso familiari anche. Poi magari ne sapremo qualcosa fra qualche mese. Certo che loro tengono tutto coperto, ma tengono coperto, ma come fai un mafioso che sta latitante 33 decenni, un tempo micidiale, ossessionato dalla sua sicurezza, che improvvisamente si fa i selfie col chirurgo che lo opera, si fa cerca di rimorchiare le altre pazienti e fa i messaggini. Ma possono raccontare tutto quello che vogliono i procuratori e gli altri ufficiali carabinieri, ma chi ci crede? E poi possono dare tutta la colpa che vogliono ai mafiosi, tra virgolette, di Campobello di Mazara, che è un paese di 10.000 abitanti dove lui aveva dei covi vista piazza, cioè non era nascosto. Dice: allora la colpa di chi è? Lo doveva denunciare il barista, il tabaccaio, il meccanico, il ragioniere del comune? A Campobello c'erano centinaia di poliziotti da decenni, carabinieri, servizi segreti, e andate a rompere le scatole agli abitanti. E voi dove eravate? Tra l'altro è un po' molesta, è un po' molesta questa cosa. Lo diciamo, la procura di Milano, nel fare le indagini sull'ultima inchiesta che c'è stata sul cosiddetto consorzio, che anche qui consorzio, sì. Sono arrivati da Milano a 20 metri da uno dei covi di Matteo Messina Denaro. Cioè, e quindi la DIA di Milano è arrivata a 20 metri, sì, come, no. Seguendo il cugino che ha residenza, la residenza ad Abbiategrasso, qui alle porte di Milano. Quindi, cioè, per la serie, cioè, si chiede ai inermi cittadini, come diceva l'eroismo, poi invece c'erano i carabinieri, erano a 20 metri al collo e non l'hanno trovato. Bar di fronte alla sua Ma non solo, il cittadino non ha il sapere del carabiniere, del poliziotto, dell'investigatore, perché anche non è che ha i foto fit aggiornati, le foto, cioè, probabilmente ci sarà l'omertà, certo che c'è l'omertà anche a Campobello, ci sono sei logge segrete. 8.000 Campobello, 2.000-3.000 lo sapevano. Sì, ma lo sapevano anche quegli altri, questo voglio dire. C'è una caserma di carabinieri. Ma non solo la caserma di carabinieri, c'erano centinaia di poliziotti da decenni là, da almeno 20 anni. E poi c'è il bar di fronte a casa sua che era pieno zeppo di microspiedo, qua a settembre del 22 fanno un blitz, proprio in quel bar fanno un blitz, quindi. Ed è il bar dove lui doveva per forza passarci. Poi anche il racconto che ha fatto il giornalismo è abbastanza pietoso. È il Viagra, è Joker, il padrino. Il padrino, cioè le calamite. Ora, lì un latitante che sta 30 anni latitante deve avere delle protezioni di tipo orizzontale e di tipo verticale. Quelle verticali non le hanno trovate, quelle orizzontali le hanno trovate in maniera strana. Quando si arrestano dei latitanti, prima si arrestano i favoreggiatori e dai favoreggiatori si arriva al capomafia. Quando hanno arrestato il capomafia e poi i favoreggiatori, che erano gente di mafia, gente che non avevano controllato, i conti non tornano. E questo è anche un po' l'antimafia. La storia del pizzino nella sedia. Ah, quella è curiosa, sì. Lì c'è tutta una diatriba tra poliziotti, carabinieri, telecamere, ma alle domande che vengono poste da alcuni giornalisti le fonti ufficiali non rispondono. O si incazzano. Insomma, poi gira di gira mi fate parlare di mafia, io non volevo parlare. Ti faccio chiudere su una cosa, visto che abbiamo detto non si parla solo di mafia in questo libro. Sì. Quando sei andato a Baghdad, sì, che racconti, qual è la cosa che ancora oggi ti resta, considerato anche poi cosa è tornato ad essere l'Afghanistan negli ultimi 2 anni e mezzo, da quando sono tornati al potere? Se parli di Baghdad o di Kabul? Kabul e Baghdad. Cosa ti è rimasto di tutte e due, essendo tu, avendo girato?
L'Iraq l'ho girato tanto, Kabul in quel periodo era, ho girato poco perché era molto pericoloso, quindi ho girato, sono andato a Bamiyan, sono andato in 3 o 4 volte, sono uscito, ma non, cosa mi è rimasto? Tanto io avevo sempre paura, ma sempre, perché era pericoloso, ma mai paura di quanto ne ho avuto a Palermo. Palermo ne ho avuto sempre. Su questo non c'è dubbio. Quindi qua dicevano, Palermo come Kabul negli anni 80. Palermo come Kabul, no, lì ad esempio Kabul avevo casa, ho preso una casa, e quindi mi ero un po' adeguato ai costumi locali, diciamo, perché con la casa dovevi avere per forza il giardiniere, il guardiano di giorno, il guardiano di notte, il cuoco di giorno, il cuoco, cioè ti imponevano, diciamo, un certo stile di vita per, che ti poteva mantenere vivo, diciamo, no? Quindi dovevi essere un po' coperto. Quindi, diciamo che poi, non dico che siano proprio primi cugini, di noi siciliani, ma cugini di secondo grado, sì. Ma la stessa lingua. Ah? Ma di che parla la stessa lingua. Sì, anche gli odori sono un po' gli... A Baghdad erano un po' più stretti. Infatti racconto un episodio di... Io avevo un interprete cristiano caldeo, Andraus, che ogni volta, ogni giorno, non c'era giorno, diceva, ah, Saladino Vincenzo. C'era un tecnico palermitano che era andato a fare gli anni precedenti il tecnico appunto in Iraq e si chiamava Saladino Vincenzo, e ogni volta diceva Saladino Vincenzo, poi tirava fuori la mappa, Saladin, la provincia di Saladin, dice siete di qua, siamo... E poi un giorno incontrai questo, andavo, uscivo con lui, mi faceva la guida, e appunto un giorno incontrò un amico, ci fu una discussione pirotecnica tra lui e questo amico, che era preciso a Tanino, un posteggiatore che era sotto il grattacielo di Piazza Ungheria a Palermo, un posteggiatore abusivo, e cominciarono a buttare voce, a gridare, e a un certo punto gridarono un po' più, ancora un po' più forti, dice, ma che vi siete detti? Ah no, dice, lui sostiene che mi deve pagare la cena per una scommessa, io devo pagarla io, invece sostiene, insomma, e viceversa. E tu che gli hai detto? Io gli ho detto, se tu sei lo sciacallo, io sono la tua coda. Dice, ma in Sicilia c'è una frase che si può tradurre, se tu sei lo sciacallo, io sono la tua coda? Sì, dice, ho un cornuto e mezzo. Quindi siamo cugini, no? Va bene, direi che chiudiamo. Grazie a tutti.